Six. Going dark. Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Vi aspetto questa sera in live per provare tutte le novità che andremo a svelare in anteprima nella nuova patch che arriverà oggi, nel giorno 4 della beta di Mother Warfare. E passate ad iscrivervi su Instagram e su Telegram per tutte le ultime notizie 24 ore su 24 sul mondo di Call of Duty. Link nel primo commento. Bene, siamo al terzo giorno della beta e oggi inizia il quarto giorno su playstation 4 ieri sera alle ore 19 si è attivata anche l'open beta e ieri sera è arrivata anche la minimappa fissa ma non fa vedere gli spari dei nemici ha aumentato il level cap al 20 sono state introdotte le mappe notturne e poi adesso si può scegliere la playlist con cui giocare ma che cosa accadrà oggi andiamo a vedere prima le cose su cui sta lavorando l'infinity world e poi le novità che ci aspetteranno tra le ore 18 e le ore 19 ultimamente la patch sta uscendo sempre alle 18.15 quindi potremmo ipotizzare lo stesso orario anche per oggi. Connessione ai servizi online. Alcuni giocatori non sono in grado di connettersi ai servizi online. Se il problema persiste, non esitate ad inviare il vostro PSN ID a Infinity World giocatori che non sono in grado di muoversi in determinate location, in determinati punti. A quanto pare, l'Infinity World ha notato che alcuni giocatori si bloccano in alcuni punti e non possono muoversi nella mappa. Stanno attualmente studiando questo problema. Accessori per le armi: in alcuni casi, gli accessori per le armi non si sbloccano dopo aver raggiunto il livello richiesto. Questo è in fase di studio. Stanno invece analizzando i commenti relativi alle porte: come si aprono? Sono molto numerosi. E come si interagisce con loro? Monitoreranno il modo in cui si interagisce con le porte durante il fine settimana e nel fine settimana 2. Stanno inoltre lavorando sulla generazione degli spawn. A quanto pare hanno detto che la generazione degli spawn è attualmente incoerente su alcune mappe. Quindi, grazie al loro feedback, a breve ci sarà un cambiamento. Ma non è sicuro se si arriverà già all'interno della beta. Faranno correzioni anche alla granata Semtex, che spesse volte, praticamente come vi dicevo ieri, quando uno rimane bloccato su una porta la granata non esplode verranno fatte correzioni sull'effetto fumo delle armi questo però al lancio del gioco ed hanno parlato della minimappa ecco la loro dichiarazione oggi abbiamo attivato una nuova versione della minimappa che non mostra il fuoco nemico abbiamo letto i vostri commenti non solo sulla mappa stessa ma anche sulla bussola e su tutti gli altri elementi dell'interfaccia utente la lettura del vostro feedback ha portato ad alcune conversazioni molto approfondite all'interno dello studio quindi oggi disattiveranno i contorni dei nostri compagni di squadra attraverso i muri ci piacerebbe sentire le vostre opinioni su questa combinazione quindi vi preghiamo di mantenere il feedback durante il fine settimana cosa significa che mentre prima potevamo vedere i nostri compagni attraverso i muri adesso verrà disattivata anche quest'altra novità quindi che cosa accadrà questa sera vediamo innanzitutto mappe e modalità questa sera avremo Quartier generale 10 contro 10 Grasna Ride, e dominio 10 contro 10 Grasna Ride, Come Team deathmatch Mag a Cave Giorno, Acne Yard. Giorno e Gun Runner, Dominio a Ziz Cave Giorno, Hackney Yard Giorno e Gun Runner, Quartier Generale a Ziz Cave Giorno, Hackney Yard Giorno, Gun Runner. Le ultime tre che vi ho detto, ovviamente come modalità sono 6 contro 6. Come playlist sarà introdotta la modalità Realismo, quindi a tutti gli effetti questa sera dovrebbe essere introdotta quella che potremo chiamare Veterano con le mappe Aziz Cave giorno, Acne yard giorno, Gun Runner Team Deathmatch sarà introdotto il 2 contro 2 soltanto, però, sulle tre mappe che già conosciamo storiche. Non su tutte e cinque le mappe che abbiamo visto nell'alfa, quindi su King, Pine e Stack. Sicuramente le altre due potrebbero essere rilasciate nei prossimi giorni. La mappa resterà attiva e non farà vedere il fuoco nemico. E saranno disattivati i contorni dei nostri compagni attraverso i muri. Questo è tutto quello che accadrà oggi intorno alle ore 18 e 15? Ma vi farò sapere in tempo reale il rilascio della patch qui sotto nei commenti. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E noi ci vediamo ad un prossimo video.